Come per quanto riguarda il leak precedente, se desideri maggiori dettagli riguardo questo, ti suggerisco di cliccare sul file che trovi allegato. La particolarità che ti segnalo ora è quel doppio colpo che si incontra alla fine verso il sol. Allora, ti suggerisco di farlo in questa maniera: un doppio colpo con il dito medio e il dito indice, in questa maniera qua. E di stoppare le corde che non devono risuonare, non con un'impostazione generalmente corretta nel tapping, che è questa, dove questa parte della mano stoppa le corde. In questo caso, così, si corre il rischio che se la mano si angola troppo, stoppa il micantino e la nota non suona, perché tutto il riff è sul micantino. Ma di mettere il pollice in questa maniera, cercando di evitare di schiacciare troppo, perché sennò le corde suonano, e stoppando 5 corde e lasciando libero solamente il micantino.